veniamo quindi da una situazione prima che era stata siccitosa in maniera anche, direi, energica per l'area di Siena, della provincia di Siena, non solo naturalmente per la provincia di Siena, ma anche per quasi tutta la Toscana. Poi abbiamo avuto il cambio che sono state precipitazioni anche persistenti che si sono prolungati nel tempo in una stagione che mediamente doveva essere anche più stabile, invece è andata avanti anche per il mese di giugno. E ora abbiamo avuto un altro cambio importante in cui ha portato della stabilità e ora abbiamo l'enfasi di una struttura subtropicale afro-mediterranea e i valori si stanno alzando notevolmente perché in quota, ammetto sempre importante la quota per il riferimento al suolo, stanno giungendo valori sulla provincia di Siena anche fra i 24 e i 25 gradi a 1500 metri e direi notevoli anche se in un periodo estivo, andando a ricercare le carte, l'analisi del passato storico, sono stati frequenti queste invasioni, questi eventi di alte afro-mediterranee che entrano e sono entrate poi sul bacino del Mediterraneo e l'Italia. Quindi ecco il perché di queste temperature che stanno aumentando, un momento ora di quindi nuova, diciamo, fra virgolette, siccità, ovvero sia precipitazioni che si sono fermate e temperature che si stanno alzando anche sopra i 30 gradi. Avremo il culmine fino alla giornata del martedì e mercoledì, con valori che potrebbero arrivare nelle aree interne di Siena anche sui 35 gradi, non dovrebbero arrivare oltre, 35-36. Sarà comunque un'alta pressione, diciamo, non durevole, perché la componente a getto, riconfermando molta variabilità, quindi molta invadenza, ritornerà a rifavorire un peggioramento proprio nell'ultima decade di luglio. Quindi aspettiamoci, specialmente intorno il 26, 27, 28 temporali, nuove precipitazioni che potrebbero essere anche localmente intense. Già primi scedimenti dal punto di vista atmosferico intorno al 22 e 23 di luglio ad iniziare dal nord. Quindi poi le temperature tenderanno a scendere in maniera considerevole. Quindi avremo questo cambio importante.